Siamo arrivati alla conclusione di questa splendida giornata, forti anche della pioggia. Ringraziamo gli sbandieratori di San Damiano d'Asti per lo spettacolo che ci hanno offerto. Bravi! Dovevano essere con noi oggi anche alcuni deputati e senatori che non sono potuti venire perché anche oggi ci sono state le votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica. E proprio da Roma arriva la pessima notizia della quasi certa, se non già avvenuta, rielezione di Giorgio Napolitano. Il nuovo che avanza! Non inficia minimamente il risultato di questa bellissima giornata, perlomeno significa alcune cose. Che la nostra non sarà una battaglia breve, che probabilmente vorranno provare a insediare i cantieri e far partire i lavori con la forza, come in Val di Susa. E quindi dobbiamo tenere gli scarponi pronti. Ma non dobbiamo aver paura, perché se riusciremo a continuare con questo livello di mobilitazione, se riusciremo a continuare a partecipare, ognuno con il suo piccolo grande contributo, il proprio impegno, la propria passione, le proprie energie, allora questa battaglia è già vinta. Lascio la parola a un nostro fratello della Val di Susa, Alberto Perino.